queste raffiche di vento sono ali e cenere, sono gli anni di silenzio, sono gli anni senza te. Credevo potesse arrivare qua giù, solo luce di sé. Tu sei molto di più che ogni cosa che abbia mai desiderato, non sono mai sperato. Tu sei molto di più. Quale messaggio la vostra associazione ha voluto promuovere attraverso questa manifestazione? Allora, World of Peace è una rassegna di tutte le arti che nasce qui grazie all'aiuto della provincia di Napoli e al territorio, al comune di Villaricca. Nasce dalla nostra associazione, è stata ideata dalla band che ha dato vita poi all'associazione, che sono i Marenia. La nostra associazione si chiama Il Limitarte. Il Limitarte è una realtà su questo territorio perché, oltre a promuovere molte iniziative di carattere sociale, si propone di fare corsi musicali. Quindi attraverso i corsi musicali noi riusciamo ad aggregare giovani, ad aggregare ragazzi, e nello stesso tempo attraverso la didattica, attraverso tutto quello che facciamo, riusciamo a trasmettere messaggi positivi. Abbiamo ragazzi con realtà anche difficili e quindi attraverso i laboratori che proponiamo, uno di questi che cito è Bidon Villaric. Bidon Villaric è un ensemble percussivo che è nato proprio da un'iniziativa che promuoveva qui il territorio, che promuoveva per la raccolta di rifiuti ingombranti. Allora noi come associazione decidemmo di suonare strumenti un po' particolari, tipo bidoni, secchi della spazzatura, reti di materassi, tubi del gas. Questo organico ha incuriosito un po' tutta la stampa nazionale e internazionale, tant'è vero che l'anno scorso è stata proprio la TV di Al Jazeera che ci ha fatto un servizio, per non parlare poi del Times e della BBC, e si sono incuriositi di questa cosa. La rassegna si sta svolgendo qui in 3 giorni, l'adesione degli artisti è stata molto intensa, tant'è vero che abbiamo dovuto concentrare tutto l'intero evento in 3 location, quindi abbiamo 3 programmi, 3 serate, 3 programmi tutti intensi. Sotto l'intemperia, perché non è quella che a lui fa paura. La gente lo guarda con disprezzo o con ironia, non sapendo che il suo non è un vizio, ma solo infelicità. Lui è assessore alla cultura della città di Villaricca, Vincenzo Palumba, qual è l'impegno che ha profuso il comune per questa manifestazione? Il nostro orgoglio è nell'essere riusciti attraverso l'utilizzo del nostro centro storico, che è veramente una bellezza sconvolgente, direi, voglio essere un po' presuntuoso stasera, che possa accogliere un messaggio che va al di là dell'identità specifica del luogo, ma che si rivolge al mondo intero, quindi Peace Award. Paradossalmente mi viene da giocare su un termine, cioè Peace of World, cioè pezzo di mondo, un gioco di parole, cioè che questo luogo
con World of Peace, ma con altre due importanti manifestazioni che facciamo durante il corso dell'anno, cioè il premio Bruni, che quest'anno si rilancia fortemente con un vero e proprio tributo musicale, diventa messaggio anche verso l'esterno, verso tutto quello che è il mondo che si esprime attraverso la cultura come dire, pura della musica napoletana in genere. E poi i Corti dell'Arte, che invece è una manifestazione sull'arte contemporanea, che sempre partendo dall'identità del luogo, quindi partendo dal contesto del cortile, rilancia fortemente attraverso la cultura un messaggio di alta civiltà, insomma. Quindi non singoli eventi, ma pezzi di un progetto culturale che vuole comunque legarsi al territorio. Sì, la nostra parola d'ordine è conjunction, si dice in inglese, cioè coniugazione, congiunzione, relazione, rete. Cioè, la vittoria è nell'essere riusciti a mettere insieme le associazioni, la Proloco, Limitarte, altre tantissime associazioni che sul territorio riescono a dialogare finalmente, cosa che era un po' difficile dire prima, insomma. Presidente della Proloco di Villaricca, quali sono stati gli obiettivi raggiunti attraverso questa rassegna? Beh, in effetti innanzitutto c'era una manifestazione che per chi la organizzava, i giovani del Limitart, andava seguito ed invitato. Io subito ho messo a disposizione alcune mie conoscenze con l'obiettivo unico e di sempre che ha una Proloco, quello di valorizzare le risorse del territorio. Ho segnalato dei gruppi che hanno, direi, caratterizzato questa manifestazione, uno che si è esibita ieri sera in questa musica nuova metal, un gruppo di giovani che ha partecipato per 6 edizioni sempre al premio Villaricchia ed è con una peculiarità che è la tamburriata giulianese, e stasera ha avuto un successo immenso, e poi questo giovane artista di Calvizzano che vincitore di premi nazionali e internazionali, tra cui nel 2008 il premio Urban, e adesso si esibisce a Pomigliano e a Teano, era giusto che anche a Villaricca, insomma, questa risorsa venisse conosciuta e venisse per esempio data una mano a questa peculiarità che è il giovane Francesco Marziani. Villaricca diventa la città della musica, dalla musica napoletana, passando per la musica moderna fino ad arrivare al jazz. Sì, in effetti tutto quello che sono peculiarità di questo territorio vanno valorizzate. La musica è arte, è arte, voglio dire, il momento di insieme che creano queste manifestazioni, perché fanno diventare comunità questi territori e quindi creano quella identità che serve per farle crescere. Noi siamo periferia della periferia e se ognuno di noi non sente questo luogo come una parte di sé, non l'aiuta a svilupparsi. Quindi questa è la finalità della Proloco, questa è la mia missione, e con questa partecipazione io penso di aver dato anche se un modesto contributo. L'estate è sicuramente il momento migliore per queste iniziative. Quali saranno le ulteriori manifestazioni che verranno portate avanti dalla Proloco? Ma indubbiamente noi siamo alla 7ª edizione del premio Villaricca Sergio Bruno, la canzone napoletana nelle scuole. Una Proloco per quello che sono, diciamo così, le risorse umane per chi poi fa volontariato e per quelle che sono le risorse tout court, si caratterizza per una manifestazione. Il premio Sergio Bruno ci impegna tutto l'anno e con manifestazioni di interesse, questa qua della tamburriana, mi ha detto la presentatrice, è una scuola che ha partecipato a tutte e 6 le edizioni. Abbiamo fatto qualche mese fa Napoli Poesia, edizione speciale per presentare
un libro del maggiore poeta napoletano Salvatore Palumba, Lucio Cirillo, sempre come manifestazione di interesse a supporto del premio. Un altro l'abbiamo in programma il 19 luglio, sempre presso il complesso baronale San Pasquale Bailon, per portare avanti questa peculiarità che è diventata ormai un fiore all'occhiello della Prologue di Villa Ricca. Speriamo che anche l'amministrazione si convinca di questo, e questo palazzo baronale che noi abbiamo qua è stato promesso nel 2001, quando iniziamo l'avventura del premio, ad una sezione speciale per l'archivio sonoro, dove ci sono 750 incisioni del nostro concittadino Sergio Bruni. Ospite della Rassegna delle Arti per la Pace, Francesco Marziani, com'è nato il tuo rapporto con la città e con la Prologue di Villa Ricca? Io abito da tanti anni, insomma, in questo posto, veramente a Calvizzano, che è un paese limitrofo, e sono, ecco, diciamo, amico di coloro che portano avanti la Prologue e fanno tanti sacrifici ogni anno per organizzare innumerevoli manifestazioni, quali il Sergio Bruno e questa rassegna per le arti per la pace, alla quale sono stato contento di aderire per il piacere di farlo, per la bellezza di questa manifestazione e anche per il mio amore per la musica, che mi porta comunque a cercare di divulgare la musica jazz anche in dei posti in cui non è tanto radicata. Hai ricevuto tanti premi, hai avuto la possibilità di andare all'estero. Qual è la differenza che hai notato a livello di organizzazione e anche a livello di interesse tra l'Italia e i paesi che hai visitato? Ecco, innanzitutto dobbiamo dire qual è la differenza tra Napoli e il resto dell'Italia, perché purtroppo a Roma c'è una realtà proprio veramente differente rispetto a Napoli musicalmente. È una città piena di jazz, ma piena di musica, così come anche Milano dal punto di vista delle etichette discografiche, e ecco, queste grandi città ci danno dei punti. Purtroppo Napoli è un po' indietro e quindi non sempre si riesce a portare avanti quest'arte.